Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Questa volta assaggiamo una cosa molto particolare che ho preso sempre sul sito di All Supplement. Come ben sapete, ormai tutte le novità che escono li dobbiamo provare sempre. Poi mi chiedete: Giulia, prendi, ci fai sapere? Per me è un'immensa gioia provare nuove cose. Sapete che mi piace proprio testare sempre nuovi prodottini e poi so che grazie a questi video aiuto veramente tantissimi di voi a non spendere soldi inutilmente, quindi questo mi fa ancora più piacere. L'ho preso sul sito di All Supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, sono usciti ben 6 varianti di queste focacce che, raga, parliamo già che non sono focacce, ma non so perché l'abbiano chiamate così, oh. Ma più che focacce sono schiacciatine per me. Queste per me sono schiacciatine proprio sottili. Allora, della Grano Salis, penso di sì, oh. Grano Salis, boh, non lo so, raga. Allora, praticamente è una focaccia proteica con farine di semi di zucca. Io ne ho presi solo tre perché c'erano anche altri tre gusti, ma vi ho fatto scegliere su Instagram, quindi per questo motivo seguitemi su Instagram, vi ho fatto scegliere i gusti più particolari e voi avete scelto questi qua. Allora, sono prodotti naturali o proteici a basso contenuto calorico, con pochi grassi e zuccheri e ad alto contenuto di fibre. Allora, raga, è un prodotto vegano. Però io ho sentito dei pareri discordanti per quanto riguarda i valori nutrizionali, perché rapportato agli ingredienti, i valori nutrizionali non sono questi i valori effettivi, perché su tutte le confezioni ci sono gli stessi valori ed è comunque impossibile questa cosa, perché uno è con farina di semi di zucca, uno è riso venere, uno è con la curcuma, quindi non può avere tutti gli stessi valori. Ed è un peccato, raga, perché io adesso non voglio sbilanciarmi più di tanto perché non so se questa cosa adesso è vera o no. Però, raga, per quanto riguarda gli ingredienti sono ottimi, perché gli ingredienti hanno farina di grano, timilla, di grano timilla, semi di zucca, germe di mais, lino e di lino nero, olio di oliva, sale liquido, lievito madre. Quindi, cioè, ragazzi, sono prodotti molto naturali, cioè non c'è niente di chimico, di qualcosa di strano. Quindi, sinceramente, non so sta cosa, perché mo vi leggo anche i valori. I valori hanno per 100 grammi di prodotto 242 calorie, 3,82 grammi di grassi, per quanto riguarda i carboidrati 4,23. Fibre 12,3 e proteine 26,6. Quindi, raga, i prodotti sono ottimi, solo che sono uguali su tutte le confezioni, quindi io non saprei veramente cosa dire. Ma ragazzi, sinceramente andiamo a vedere il sapore, perché 10 grammi di carboidrati in più, 5 grammi di carboidrati in più non è questo. Però, ragazzi, chi acquista questi prodotti che fa, perché sono anche studiati per la keto. Cioè, chi fa la keto e poi va a mangiare un prodotto, per lei per 100 grammi sono 5 grammi di carboidrati, invece che ne sono, ne so 15, c'è una bella differenza. Per noi che facciamo una dieta normale può sembrare una grande stupidaggine, però per chi fa veramente una dieta del genere è tanto, veramente è tanto. Quindi perciò, raga, non lo so. Quindi io potevo prendermi qua un coltello, una cosa, ma un coltello, ma niente. Quindi, raga, io spero che, non lo so, ci è stato un errore di stampa, non saprei, però io vedo sopra che c'è un codice, quindi andiamo a vedere sull'applicazione cosa ci porta. Vediamo un po' se ci porta tipo la stessa cosa, perché io non saprei, l'ho sentito da un paio di loro questa cosa e quindi mi è venuto il dubbio. Poi sono andata a controllare, ho detto sì, ma non saprei, vediamo un po' cosa ci dice il codice. Quindi noi adesso non ci soffermiamo sui valori perché non posso darvi una certezza e quindi vi dirò il sapore, ma penso che il codice non lo rileva, sicuro. No, raga, non riconosce il codice, quindi mi esce proprio errore, rifiuto. E quindi andiamo a assaggiare la prima, vediamo proprio il sapore se è buono. Focaccia proteica con farina di semi di zucca. Vedete, ragazzi, sono tutte smisciolate, sono tutte rotte, quindi veramente non saprei che dire. Assaggiamo. Però, raga, il sapore, oddio, mi piace un sacco l'odore. Assaggiamo.
No, vabbè, raga, sono buonissime. Allora, a parte che si sente l'olio d'oliva, c'era dentro? Sì, ragazzi, si sente tantissimo l'olio d'oliva. Infatti non sembra la zucca, sembra tipo aglio olive, non sembra la zucca. Però si sentono i semini. Semi di zucca. No, raga. È buonissima, mi piace un sacco. Questo gusto è super promosso. Mo' non so i valori, però raga, su per giù siamo lì. Dovete pensare che comunque è un prodotto naturale, quindi per me ne vale la pena. Veramente molto buono. Questo accompagnato vicino al petto di pollo con le zucchine. Anche se è un po' rotto, però ne vale la pena. Sì, per me sono 5 euro spesi molto molto bene, perché alla fine, raga, vi durerà anche abbastanza, perché non è che ve l'ha mangiato tutto in una giornata, quindi vi durerà anche. Questo dopo io lo devo incollare sopra, perché altrimenti mi confondo. Allora, apriamo quest'altra qui, che è a focaccia proteica con riso venere. Allora, ovviamente sono color marrone. Assaggiamo. Niente di integrale. No, raga, la croccantezza, poi sono ancora più croccanti. Non so di cosa sa, ma è buonissimo. Raga, questo è buonissimo, ma non vi so dire proprio il sapore con precisione, perché il riso venere non è che sa tipo di che cosa sa, però si sente l'olio, e cioè io sento proprio l'olio d'oliva ed è piacevole, è molto buono. Non so dirvi il sapore proprio specifico, ma posso dirvi che anche questo è molto buono. Infatti tra tutte e due è più particolare, perché sente pure un po' di integrale. Buono, raga, veramente buono, mi piacciono. Al di là di questa incertezza dei valori, devo dire che ne vale la pena, sì, ne vale la pena. Questa qui invece è alla curcuma, tutta gialla. Alla curcuma gli ingredienti sono farina di grano, timilla, ma timiglia? Timiglia, sì, perché non, timiglia, sì, non si capisce. Curcuma, vabbè. Quinoa, germe di mais, eccetera. Anche la rigida stava scritto. Quindi andiamo ad aprire. Spacchettiamo tutto, rompiamo tutto. Ok. Eccola qui col classico fogliettino. I valori, ragazzi, sono sempre quelli, quindi inutili anche che ve le ridico. È tutta gialla, tutta smisciullata. Ok, assaggiamo. Che profumino. Allora, raga, tutte. Cosa hai sentito di curcuma? Tutte le focacce, le schiacciatine, già perché l'hanno chiamate focacce, tutte hanno una consistenza diversa. Chi è più croccante, chi è meno croccante, chi è sottilissima ed è croccante. No, sono troppo buone.
raga, ve lo giuro, le dovete prendere, sono troppo buone. Quindi, è arrivato il momento di fare una classifica. Al primo posto prendiamo direttamente i bigliettini, subito facciamo focaccia proteica con riso venere, per la sua croccantezza, per la sua particolarità che si sentiva di integrale, di olio d'oliva, molto buona. Al secondo posto curcuma, bigliettino curcuma, mi è piaciuta davvero tanto. E l'ultimo posto, ma non perché non sia buona, ma perché è la più delicata e più... si sente di semi di zucca, ma non prevale molto, però posso dire che questa, anche questa di semi di zucca è molto buona. Quindi questa è stata la mia classifica, fatemi sapere se voi già l'avete provati. Infatti ho ricevuto un paio di messaggi in direct di una ragazza che li aveva provati e aveva detto che erano la fine del mondo. Mi dispiace per questa cosa dei valori, perché non si sa per certezza se questa cosa è vera, questa informazione, o non è vera, però mi dispiace perché ne va anche dell'azienda, quindi è stata una, non lo so, un errore di stampa, ma non saprei, perché comunque tutte così è un po', cioè è anche brutto riportare una tabella diversa da quella che poi sono i suoi fatti, i suoi valori proprio effettivi. Quindi non saprei questa cosa perché è andata così, e mi dispiace sinceramente. Però posso dire che al di là di tutto questo, mo può avere 10 grammi di proteine in meno, 5 grammi di grassi in più, 5 grammi di carboidrati in più, per me che comunque non sto affrontando una particolare dieta, per me va più che bene. Quindi non è questo il problema, ok? Non avrò la tracciabilità quando vado a segnare nei macros, andrò comunque a una cosa approssimativa, però raga, vi devo dire che sinceramente le riacquisterò molto volentieri, perché sono sfiziose. E poi la confezione, raga, è fatta da Dio, cioè la richiudete tranquillamente, quindi per me 5 euro ne vale la pena. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!